Rino Tommasi, Tonino Cagnucci e Carlo Lazzotti con noi. Rino, la Roma è una squadra senza testa e ancor più senza cuore. Diceva prima Carlo Lazzotti, ma è ancora concepibile dare tutta questa fiducia e autoresponsabilità a questa gente? La Roma è partita ieri per Torino a mezzogiorno, all'ora di pranzo. La Roma lascia massima libertà e responsabilità ai propri giocatori. Il campo dà un responso decisamente negativo a tutto ciò. Secondo me è ancora più negativo da un punto di vista generale, se mi consentite di uscire per un momento dalle mura aureliane. Certo. Però questo campionato è finito. A 4 giornate dalla fine la lotta per lo scudetto non c'è più. 5, sì, c'è solo la salvezza. La salvezza, posto, se non ci fossero stati i moti di Genova, mm-hmm, vero? Anche la questione salvezza probabilmente si sarebbe già conclusa. Quindi un campionato... Non dimenticare il responso relativo al calcio scommesse, Rino, Ma il calcio scommesse ce lo portiamo dietro dalla nascita. Lo so, ma stanno è particolare. Tu vedi come tutte le piccole squadre, compreso il Cesena, si stanno giocando alla morte. Tutte alla morte. Perché può succedere di tutto, attenzione. Ma non lo so, comunque non è certamente l'ancora di salvezza migliore, ecco, quella di affidarsi al calcio scommesse per tenere ancora vivo l'interesse, ovviamente, del campionato. Ovviamente no, noi non ne facciamo riferimento, ma è recondito il pensiero, no? Molto recondito, anche perché per alcune squadre è l'unica possibilità di salvezza. Appunto. E allora Tonino, a te il giudizio su questa tesi, appunto, di autoresponsabilità. Io sono in assoluto, a me piace molto l'autoresponsabilità, è l'unica via. E in passato, come a Napoli, quando nacque questa abitudine, il senso di tiro, andare a giocare, andò bene. Mm-hmm. Così come andò bene a dicembre, quando diede 11 giorni di vacanze, la Roma fu la squadra che ebbe più ferie. E a gennaio vincemmo due partite subito dopo. Però evidentemente adesso non è una strada che paga, perché secondo me ho anche motivi per fare questa considerazione. La Roma, fra l'altro l'hanno detto tu, è una squadra bambina, ma veramente con tutti i vizi dei bambini, insomma, non manca di personalità. Il problema a Torino è che è cambiata completamente dagli anni di Spalletti, aveva gli stessi problemi allora. Sono rimasti solamente Totti e De Rossi. Abbiamo parlato anche ieri in redazione, però i blackout di Spalletti erano veramente blackout, cioè comunque Spalletti ha fatto due campioni al secondo posto e uno era da scudetto vero, ha vinto tre coppe che sono importanti. Stiamo parlando di Varenne e l'asino di Bertoldo. Purtroppo adesso sì, quindi cioè, questa squadra non c'è proprio, cioè, ha giocato bene con l'Udinese prima in quarto d'ora perché era stata contestata per la prima volta e poi qualcuno si è pure permesso di zittire i tifosi. Non va bene. Allora, la domanda però è questa: è ricostruibile questa squadra? No, la domanda è anche più ampia. La domanda è nelle parole di Sabatini di ieri, il quale continua a non mettere in discussione Luis Enrique, perché dice: noi ne conosciamo il valore. Adesso a me mi piacerebbe fare una domanda netta a Sabatini. Sabatini, mi spiega il valore di Luis Enrique? Sono qui ad ascoltarla. Mi snoccioli tutte le valenze di questo allenatore. Mi dica, perché forse sono tardo a capire, passo per passo, dov'è tutta la preziosità tecnica dell'uomo. Posso dire io? Tutta la valenza era la novità. Dimmi Tonino. Poi a me non piace proprio abbandonare, caso tutto andava male. Secondo me la preziosità io te la posso elencare, il valore io lo vedo sinceramente, però... Questo non basta, secondo me, perché se ci sono delle alchimie, delle fasi, Carlos Bianchi in Italia, a Roma, è stato un allenatore ridicolo, da quello che ricordo io, per il peggiore che ci abbiamo avuto. Carlos Bianchi in Argentina ha vinto tutto, ma tutto veramente, ed è considerato come Maradona quasi in Argentina. Quindi è imparagonabile a Luis Enrique, che è venuto qua dopo due anni di Barcellona Serie B. Quello che voglio dire io, che magari Luis Enrique è un tecnico valido, che probabilmente sarà il futuro allenatore del Barcellona, perché penso che andrà così. Ma magari subito. Però se a Roma perdi 4-0 con la Juventus, perdi due derby, prendi 4 gol dal Cagliari, dall'Atalanta, dal Lecce, giochi a Siena che ti vergogni, non lo so quante ne possiamo, se sei eliminato la preliminare, se i risultati non vengono, non è che uno si deve incaponire perché... L'idea, cioè, esiste un principio di realtà e un principio di appunto, piacere. Quello è infatti il discorso. Bambini, purtroppo Luis Enrique manca il background
da tecnico italiano, quantomeno da esperto dell'ambiente italiano, perché il problema è proprio lì. Cioè lui arriva da una realtà, e posta ieri sera dopo il post partita dicevamo sembra calato dalla luna, la Roma sembra una squadra calata dalla luna, 19 formazioni Serie A più la Roma, perché in realtà Luis Enrique non ha la percezione di quanto brucia, di quanto costa andare a Torino e prendere 4 gol dalla Juve, oppure di quanto costa e quanto brucia ai tifosi e all'intero ambiente perdere i due derby. Lui non ce l'ha questa percezione, e il problema è proprio lì, mentre invece... ripeto, con un qualunque Colantuono, per carità, tutto il rispetto per un tecnico che quest'anno sta facendo un campionato straordinario, Colantuono questa percezione ce l'ha e come? Lo sa perfettamente, ma lo sa anche un tecnico che viene da Serie B o uno che è appena uscito da Coverciano, perché ha respirato calcio in questo paese, in questa nazione, per tutta la durata della sua carriera. Ieri purtroppo Cosmi non avrebbe mai perso 4-0 con la Juventus, Serse Cosmi, per esempio. Non avrebbe mai no, perso. Ma ti dico di più. Colantuono è romano. Tra l'altro, ecco, Tonino, la cosa assurda... particolare da non trascurare. La cosa assurda è che la Roma, ecco, hai ragione tu, la squadra di Serse Cosmi non avrebbe perso, perché la squadra di Serse Cosmi avrebbe cominciato a metterla magari sul piano fisico, avrebbe cominciato... La Roma non fa un fallo. Io vi dico che il Novara ieri avrebbe fatto minimo 3 tiri in porta, il Novara, la Roma non ne ha fatto uno. Bojan si è preso una munizione per evitare un fallo e facendo fallo su succede, siamo allora, diffidato, qui siamo proprio a... Rino, sì, episodi e comportamenti. In occasione di un Roma-Juventus, Totti si rivolge ad un avversario e gli fa 4 zitte e vai a casa. Godemmo tutti come dei babbuini del Borneo. Ieri me la sera, ricordo bene quella scenetta. Io ho goduto come un babbuino del Borneo. Molto divertente. Bene. Ieri sera lo fa. E alla quale si può anche perdonare la quota, diciamo, di spavalderia che ci sta bene. Che ci sta. Ieri sera lo fa Listeiner alla Mela, il quale gli fa un gesto fra i più orribili in assoluto che allo si possa vedere. Un gesto vigliacco. È orribile. Allora, il Lamela era recidivo, perché a Torino fece un fallo su Chiellini che ne costò l'espulsione. Il ragazzino ha un brutto carattere. No, il ragazzino ha carattere, ma bisognerebbe vedere pure come gioca a pallone, perché a tutt'oggi rimane un incompiuto. Alcuni lampi di illusione all'inizio. È una nebulosa. Poco. Appunto, Tonino, Lamela. Almeno a carattere, dice, certo, non si sputa un avversario. Listeiner è un po' diverso da Totti, secondo me. Listeiner è nulla al cospetto di Totti, sì, è apposta. Nulla assoluto. Ma anche come il gesto, quello lo fece a Tudor, che è stato fuori, era finita la partita. Certo, sì. Listeiner... era un altro scenario, anche con la Juventus avevano picchiato come Fabbri, appunto, insomma la Roma ieri si è proprio presentata come vittima. Ma neanche, sai, potrebbe essere anche... Se aggiungeva un ditino a quella mano faceva 5, come i derby che ha perso di fila qua, quindi possiamo anche ricordare. Poi c'è sempre un'altra lettura della vicenda. Esatto, magari ha sbagliato, la 5, 4, insomma, ne ha persi 5 di fila qua. No, però rimane lo sputo. Dunque, Carlo... Io credo che se vale quello di Totti e quanto hai detto giusto tu, Marcello, quanto ci ha fatto godere quel gesto lì, vale anche quello di Steiner, perché alla fine poi non si può far finta che le cose più o meno identiche valgano bene una volta e non valgano un'altra. È sbagliato sicuramente Lamela. Lamela continua a essere un ragazzino... Bello discolo. Sì, è un discolo, però Rino è un discolo super pagato che ormai ha 20 anni, come hanno 20 anni tanti altri giocatori che invece magari adesso sulle spalle ce l'hanno, e deve imparare che se vuole fare il professionista di alto livello deve comportarsi. Ma i discoli a poco prezzo non ci sono più. Rino, ma anche Maradona era un discolo, ma all'età di Lamela aveva vinto quasi tutte e con l'Artico Icea gli spezzò una gamba. Messi subisce dei falli ogni tanto, assassini anche da Real Madrid, cioè, non si è mai sognato, hai capito, neanche di insultare un avversario. Se devi chiedere qualcosa va dall'arbitro, ma sta al posto suo e cerca poi di fare un tunnel all'avversario che ha provato a spezzargli una gamba. Lamela dovrebbe imparare da questi giocatori. Ve lo sareste mai immaginato Curci migliore in campo? No. In una visione apocalittica della ricerca. Che sfiga, pare rigore e la mette sui piedi. Ti raccomando, Kier, nella circostanza. Allora, Kier che cosa fa?
si mette a correre e affianca Pirlo anziché andarlo a contrastare, lo affianca. Vi ricordate Mexes che accompagnava come una damigella all'altare gli avversari che andavano in gol? Sì. Ecco, lui ieri sera ha fatto esattamente la stessa roba a Pirlo, gli correva a fianco, ma io dico figlio caro, no, ma comunque sono tutte conseguenze. Comunque Kurci migliore in campo. Oh, l'importante è che abbia un ottimo morale perché dovrà giocare anche lunedì, quindi... Sì, no, no, gioca mercoledì contro la Fiorentina. No, ti devo dire che ha fatto una parata su Marchisio straordinaria. Sì, vero, vero, è andato a terra molto rapidamente. Oltre rigore, ha fatto una parata su Marchisio straordinaria, proprio di istinto. E, beh, l'ho trovato un po' sovrappeso, è una mia impressione, o... Ma no, è vero, ha messo qualche chilo. È vero, eh. Sì. È già da un po', in realtà, che Kurci. Beh, d'altronde non gioca una partita intera praticamente da quest'estate, quindi. Quindi, va bene, allora... questo c'entra poco, però io mi ribello un po' all'uso al cattivo uso della statistica. Ieri hanno attribuito un calcio di rigore sbagliato a Pirlo. Pirlo doveva fare il gol e lo ha fatto. Che lo faccia direttamente, cioè questo... Considerare sbagliati i calci di rigore che poi si traducono in gol è un errore statistico al quale io mi ribello, ma non c'entra niente. È il fantacalcio, maestro. È il fantacalcio, è vero, perché per il bonus e malus... Non è mica per una malattia, no. E non deve diventare una malattia. Insomma, infatti. La Gazzetta qua mette in palio Ricky Bremi e Codion, insomma... Vabbè. Comunque, insomma, avremo di che parlare. Perché? Perché Luis Enrique sarà, io credo, il nodo di tutta la vicenda futura della Roma. Avremo di che parlarne con le nostre osservazioni e soprattutto andremo con attenzione ad analizzare quali sono le intenzioni della società. Perché, attenti, se si sbaglia ancora, io credo che venga giù tutto. Io temo già, nella partita di mercoledì, qualche tipo di malcontento da parte della tifoseria. Il guaio è che è un discorso che è stato fatto già molte volte. Lo so, ma non come adesso. Non si può andare Lino, di rinvio in rinvio. Ma la partita di ieri sera è una mortificazione, una mortificazione importante. La Roma non è riuscita a fare un solo gol alla Juve nelle ultime due partite, ne ha presi sette. Sì. A parte il discorso dell'andata dove poteva vincere, il discorso ritorna a quello che dicevo prima. Sappiamo quando è successo questo problema, più o meno proprio in prossimità di quel 3-0 di Coppa Italia, la Roma si è sfasciata, ma non sappiamo il perché. No, ma le modalità di ieri sera sono sconcertanti, proprio sconcertanti. Mourinho ne aveva presi 5 dal Barcellona l'anno scorso, non li ha presi ma più. Ma no, ma non esiste che tu dopo 8 minuti poi... stai sotto di due gol con quell'atteggiamento da parte della squadra e con quella formazione, frastornati, non esiste. Credo che avremo di che discutere e anche per parecchio tempo. Rino, un abbraccio, a domani, grazie. A risentirci. Grazie a Rino Tomasi, grazie a Tonino Cagnucci. A voi, buona giornata. Grazie, Tonino. Grazie a Carlo Lazzotti, un abbraccio. Ciao, Carlo. Un abbraccio a voi.